Amici della Grande Pesca, benvenuti al carpodromo di Gavorrano per un'altra prova della barchina. Oggi 5 aprile 2007, Giacomo la sta mettendo in acqua, la lenza è pronta, manca soltanto l'esca e la barca è partita. Si trova già a metà lago, perfettamente bilanciata con i pesi sia davanti che ai lati. Abbiamo aumentato la distanza fra barca e galleggiante nella speranza che i rumori della barca diano meno noia alle trote e possano abboccare alla doppia camola. Alle sede. Se cominciava così, io sono un uomo tutto speranzoso dicendo stavolta si pesca. Siamo leggermente spostati, la parte del lago dove c'è meno vento e pensiamo ci siano anche più trote. Vediamo come sta accomodando la barca. Una passata impeccabile, davvero da grande timoniere. Cazzo, ha abboccato, vaffanculo. C'è. No. Eccola. Ha ridato, ha lasciato. Momento di trepidazione. Vaffanculo, madò. Stai attento che gli va dietro. Porca troia. Maremma. Tre volte. E la barca riparte, cambiata l'esca, distrutta completamente, divelta dalla trota. Sfiga, peccato. Che ha dato tre tocchi, ma non c'è rimasta. E adesso il morale alle stelle. Ma non me lo sarei mai aspettato. Il pilota ha fatto del suo meglio, Giacomo. Per tre volte ha afferrato, ma non c'è rimasta. Giacomo si riporta in postazione. Eccola, eccola, è sotto, sgassa, sgassa, frizione, vieni qua, corri qua, è bellissima, il galleggiante è tutto sotto, la barca non ce la fa, pazzesco, ed è quasi arriva. Rallenta, 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 rallenta. Rallenta la sega, che arrivava tra le ande. Salta, salta. Fede, fede, fede. L'ho preso? No. Sì, l'ha preso, l'ha preso. Sì, l'ha preso, l'ha preso, l'ha preso. Firma, firma, vai, vai. Ma così non sa di nulla, dove mi riavvolgi da là? Fanculo! No, ma non lo faccio. Ragazzi, intanto non è una gran trota. Sì, tu lo sì, sì, ma... Comunque non fai sì, sì, una cazzo a questo più, te lo legge? E la prima trota della barca. C'è la frizione. Ma più che altro prima va da... La prima trota dopo due pezzi sì, si trota. Dopo due pezzi si trota l'altra volta. Ora angolate voi. Sui tre etti. Ascoltami, alle foche le trote. Al lago di Gavorrano. Andate a ributtare in acqua, Ti ha fatto la... Rallenta, vai ora. Il galleggiante va sotto, non si sa perché. Sembra fermo, c'è il pesce, non si sa. Il fatto sta che la barca arriva. E Giacomo va subito a recupero, torna su, quindi c'è il pesce. Il galleggiante torna su, si muove a destra, c'è il pesce.
Non c'è un cazzo? Pazzesco, il gareggiante andava completamente sotto. E l'avete visto in diretta. L'esca? Non c'è più. Era la trota. E la barca torna a riva. Dopo una giornata bellissima. Torna via, ciao. Ed ecco la prima trota iridea pescata con la barchina in assoluto al laghetto di Gavorrano. Il primo salmonide della storia ad essere pescato con una barca radiocomandata.